L'energia è come un grande mare, in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura, ringraziamo Tea Energia per aver contribuito alla realizzazione di questo evento e diamo il benvenuto a Lella Costa e Massimo Cirri. Buonasera, buonasera, grazie. Un secondo, scusi, vi ricordiamo di spegnere i cellulari. Ma perché non gliene frega niente a nessuno del gennaio 2018, te lo dico col cuore. Cioè non puoi pretendere alla, di dire se volete rivedere questa roba da gennaio 2018, ma ragazzi saremo abbiamo, tutti morti. Ma no, ma abbiamo in Europa parte Gentiloni questa. Vabbè, scusa, finisci, scusa. Shhh. Gli accenti di qua, il resto qua e là, ma solo per 30 minuti. Dateci un po' del vostro tempo, noi ci mettiamo l'accento. Presenta Maurizio Matrone. Yeah. Avete capito la rima? Che una licenza. Cioè? Buonasera, benvenuti. Sono qui però per parlare un pochino di ordine pubblico, perché visto che il terreno è più scivoloso, vista la pioggia, dobbiamo lasciare il più possibile libera quella parte là e anche questa, e prego ai signori che sono qua in piedi di andare un po' in là oppure di sedersi qui per terra. Ok, l'altra cosa che volevo dirvi è che i libri dei nostri ospiti sono al punto libri, che è laggiù, là dietro, cioè ecco una mano che sventola, e poi i nostri autori saranno ben felici di farsi autografare, giustamente. In caso di necessità le maschere dell'ossigeno, sì, cadranno. Sì, anche, l'abbiamo detto anche prima, è incredibile. E in caso di necessità cadranno anche le maschere dell'ossigeno e sotto il vostro sgabello ci sarà qualcosa. Sotto la poltrona di fronte a voi. Per di fronte a voi, ovviamente. E dette queste parole così, insomma, come vengono, e vi do appuntamento naturalmente agli appuntamenti di domani. Vi ricordo che tutti gli accenti sono disponibili su internet già da domani, non dal 2018 come si voleva dire. In tutti gli altri incontri hanno detto dal 2018, perché pensano al futuro, sono troppo avanti, forse cioè troppo. Voi da domani? Da domani. Ma è concorrenza sleale, è concorrenza sleale con il resto del festival. Sì, ma noi siamo più avanti, non so come dire. Bene, da questo momento parte l'accento e buon ascolto e grazie ai nostri ospiti. Grazie. Quando è una bella serata è tutto più facile. Sì, è il clima fa la sua parte. È vero. Siamo facilitati. Non ci sono più le mezze stagioni. E Marzullo si sta. Guarda, non ci sono più le stagioni proprio, manco quelle mezze, proprio le stagioni intere. Che noia, che barba, mi viene da dire. Vabbè, prima di precipitare in casa Vianello definitivamente. In realtà Massimo e io non ci vedevamo da un po' di tempo. Abbiamo pensato, ma dai, vediamoci a Mantova, così abbiamo un po' di privacy. Guarda qua, che meraviglia. No, io sono molto contenta di essere qui con Massimo questa sera, perché la parola amicizia spesso si spende in modo sconsiderato, però credo proprio di poter definire la nostra un'amicizia, anche un'amicizia di lunga data, di lungo corso. Ci conosciamo dal 1980, vabbè, basta, 80 e rotti, tanta roba. E io gli ho detto di sì, cioè che sarei stata felice comunque di presentare questo suo librino, in realtà anche a prescindere dal librino stesso. In realtà è un libro proprio bello, perché è un libro che parla di una vera passione. Allora, che Cirri abbia delle vere passioni intanto non è affatto scontato, e poterlo verificare c'è solo una cosa che vi devo dire, perché vi dà la misura dell'uomo. Allora, ha dedicato il suo libro a sua moglie, cosa carina, no? Caruccia, tanto tanto sensibile. Ho una sensibilità. A voi vi pare che l'ha dedicato a sua moglie con nome e cognome?
ma non stai bene tu. Cioè, ma non va bene. Cioè, pensavi che lei si confondesse con... Perché hai delle altre... Che cazzo, Ciro? No, credo che... calvinianamente, nel senso di Italo Calvino, la precisione è una... Allora, intanto si chiama Alessandra esattezza. Sala. Io volevo mettere anche il codice fiscale per essere... svelando così il suo anno di nascita, un cafone proprio. Lo so. E invece no, ci tengo una cosa per onestà intellettuale, una questione sul titolo. Sette tesi sulla magia della radio. Io non volevo il termine magia, mi fa Paolo Coelho. Che concetto è la magia? Possiamo dirlo che è uno degli autori più incresciosi della contemporaneità, Coelho? Esatto, dire? La magia, Coelho, al limite mi fa forza magica Roma, ma chi se ne frega? Quindi non volevo che si chiamasse così, volevo utilizzare il termine bellezza, che mi sembrava più adatto. Quindi volevo che si chiamasse sette assunti sulla bellezza della radio. Poi, per correttezza sempre epistemologica, dato che la materia non è consolidata, avevo detto che doveva chiamarsi sette assunti molto precari sulla bellezza della radio. La Bompiani ha detto: chiediamo una prefazione alla Camusso e facciamo un libro che nessuno leggerà mai, nessuno leggerà. Neanche sotto tortura. E certo. Quindi ho ceduto a Paolo Coelho. No, ma in realtà non è Paolo Coelho, la citazione è assai più colta e assai più nobile, no? Perché viene dalle sette lezioni sì, sette saggi sulla realtà peruviana, sì, di un grande comunista peruviano che è morto credo nel 34, e da allora cerchiamo un leader e non ce n'è. Lella che io guardiamo a Pisa Pia come esponente di un comunismo andino. In realtà guardiamo Pisa Pia più che guardiamo lo guardiamo e diciamo: ma perché? Ma chi te l'ha fatto fare? Ma dove cazzo credi di andare? Esatto. Veniamo posseduti da Tony Servillo quando guardiamo Pisa Pia, non si sa perché. Dice: ma Giuliano, sei sicuro di quello che stai facendo? Ci viene così, non si sa proprio che. Comunque sia, io che invece prima di leggere alla fine, che era in qualche modo un omaggio al comunista peruviano, ho pensato che fossi così sborone da dire: ne faccio due più delle lezioni americane di Calvino. E invece no. Però Calvino c'è citato in questo Calvino libro. Calvino c'è perché sì, come dire, una delle sette tesi è la leggerezza, certo, postuliamo che la radio ha un fascino perché è un meccanismo produttivo, comunicativo, leggero, e quindi la leggerezza imponeva che venisse citata con tutto il rispetto. E poi è carino perché è la leggerezza di contenuto, la leggerezza del mezzo, però è anche c'è anche un bel racconto di come la radio acquisisce anche una leggerezza fisica, no? Perché parte da essere un cifone di dimensioni impegnative a essere via via sempre più leggera, sempre più trasportabile, sempre più facile. Questo c'è una componente di magia, nel senso di disparizione, insomma, citiamo dopo il comunista andino citiamo il mago Silvan, insomma, a indicare una confusione nei riferimenti. Però è vero, la radio è sparita. Racconta Marino Sinibaldi di aver portato i suoi studenti di un corso di radiofonia. Scusa, che tu ipotizzi come prossimo ministro dei beni culturali, ma è una dritta che ci dai o è un sogno, un delirio? È un atto di affetto verso un uomo che sa interpretare il suo ruolo di operatore culturale. E lui racconta di aver portato i suoi studenti di una radiofonia che insegna, credo, all'Università Romana, in un negozio di elettrodomestici, un negozio di elettronica, dove ci sono decine di modelli diversi di frullatori, migliaia di modelli diversi di cellulari e tutti gli altri ammenicoli della modernità, e di aver fatto constatare ai suoi studenti che la radio non c'è come oggetto, se ne vendono pochissime. E questo in contrapposizione al fatto, lo accennavi tu, che quando la radio nasce come la conosciamo adesso, più o meno
esattamente un secolo fa, nel 1920-1921, la radio è grande quanto un comò, la si ascolta guardandola, e poi è successo qualcosa, è successo che pian piano si è smaterializzata, è scomparsa. A un certo punto, quando la radio ha una ventina d'anni, 20-30 anni, arriva la televisione e prende il suo posto nel tinello familiare, ed è lei la televisione il centro dell'attenzione, tutta la famiglia è riunita intorno a lei. La radio sembra destinata a sparire, ma invece abilmente si sposta perché cambia tecnicamente, diventa più piccola e finisce in cucina, nella stanza dei bambini, in bagno, e pian piano arriva ad essere, per cui la radio a Media World, una radio non te la vendono perché quasi non c'è, però c'è in ciascheduno dei 7000 modelli di cellulare, cioè. E quindi credo che in questo assottigliarsi ci sia una sia diventata più prossima, perché non è più l'apparato che si guarda tutti insieme nel tinello, ma si è avvicinata alle nostre vite. Che si ascolta guardandola. E quindi credo che si sia avvicinata progressivamente alle nostre vite. È diventato un medium che permette un ascolto più personalizzato, come credo nella sua natura, perché poi la radio veicola la reciprocità, voce. L'interazione. Però tu fai un'operazione davvero molto interessante, a parte questo incipit, questo prologo proustiano, direi quasi, no? In cui racconti di un pomeriggio, forse d'estate, in cui tu e tuo fratello, è vero quello che racconti? È vero, è assolutamente vero. Passeggiata in campagna con questo meraviglioso nuovo aggeggio che cambia la vita. Sì, assolutamente vero. No, ho ancora io e mio fratello, credo quando io ho 10 anni e lui ne ha 6 o qualcosa del genere, la zia ci ha regalato 2 radioline, io ce l'ho ancora. E allora andiamo a sperimentarla lontano, perché forse sappiamo, ma è un meccanismo intuitivo, non è che né io né mio fratello si brilli di particolare interesse, che la radio questo fa, ti tiene vicino quando sei lontano. E allora partiamo dalla casa, abitiamo nella sperduta campagna toscana, andiamo ancora più lontano, credo che sia 700-800 metri da casa, insomma, però tanta roba. Il lontano è lontano con i gradienti dell'età. Beh, per Proust sarebbe stato una distanza oceanica, quindi, sì. Oceanica. Ci avrebbe scritto non so, due tomi probabilmente. Credo quindi, di sì. Conte già andata di culo effettivamente. E arriviamo in questo prato, in questo campo, talmente lontano che ci sembra lontanissimo, e accendiamo la radio. La mamma ci ha fatto una custodia per proteggere questa radiolina, e io ce l'ho ancora quella radiolina. Ricercando poi su internet, il modello sembra costruito dopo, però è sostanzialmente vero, insomma. E ci godiamo, dopo ricercando la sintonia, sentendo i frusci, ci godiamo questa meraviglia che in un campo lontanissimo da casa, in cui c'è solo cipressi, cielo e solitudine, arrivano delle voci nitide, precise, e parlano a noi, e non ci sentiamo soli, perché questo la radio fa, per un meccanismo, un bisogno umano di essere in comunicazione, di essere in un legame, e succede nel campo dei buricchi, che erano degli zii, per dire quanto eravamo lontani. Senti, il primo, tu hai diviso appunto questo libro in 7 capitoli o paragrafi, poi di differente lunghezza, alcuni sono molto lunghi e ricchi, altri invece sono più brevi. Dipende da quello che si trova da copiare su internet. Infatti c'è un grande lavoro di copia e incolla in questo libro. C'è materiale in abbondanza, e quindi su copia, incolla, duplica. Però a me il primo, che è Il disperato appello, che tra l'altro è uno dei più corposi, ha molto colpito, intanto perché racconti davvero una sorta di esordio mondiale, no? Cioè, come dire, la presa di coscienza di quello un che la radio... Un mito fondativo, sì. Bravo, grazie di questa me l'ha detto suggestione. Me l'ha detto Recalcati. Non ne dubitavo, avrei detto Rovelli, ma era Recalcati o era Rovelli, non ci scostavamo da lì. No, è una storia di dubbia verità. Però bellissima. Bellissima. Recalcati mi ha detto è un mito fondativo, quindi è un mito fondativo. Però non dice molte altre cose, quindi vabbè. Comunque il mito fondativo racconta la storia di colui che era chi, niente poco di meno che il... in realtà non stava sul Titanic, che dir si voglia, è colui che da quella lezione anche amara, insomma tragica, ha capito
che cosa poteva diventare la radio. Ho capito male io? No, è così, è un mito fondativo come tutti i miti, credo abbastanza falso, perché lo racconta, lo propone all'attenzione, lo impone come mito fondante un signore che dice: la radio l'ho pensata io ho avuto quell'intuizione. Quando lo dice, è un po' Pippo Baudo, ma un po' più giovane di Pippo Baudo, insomma. E quando lo dice è un signore talmente potente, quello che veramente ha creato la radio come la conosciamo ora, è il presidente dell'RCA, e tutto questo lo dice intorno agli anni 20 e lo sarà fino alla metà degli anni 60, quando muore, insomma. E quindi è una storia che racconta, e se la racconta lui, poi una volta morto sono uscite delle biografie, lo mettono. Però lui dice: io c'ero nella notte in cui ha fondato il Titanic, fra il 12 e il 13 aprile del 1912, e la radio c'entra perché sul Titanic c'è una radio, la radio in quel periodo è punto linea punto Morse. E lui si chiama David Sarnoff, è anche lui un marconista, la radio un po' l'ha inventata Marconi, quelli che lavorano alla radio si chiamano marconisti, e a New York in un grande magazzino, perché la sua postazione era in cima a un grande magazzino, l'altezza fa da antenna, e lui racconta che ha sentito, che ha seguito, che ha diretto tutto quello che succede sul Titanic e che si ascolta via radio, e la radio quindi c'entra perché è l'eco di tutto questo. La radio, questo è più fondato, questo non è un mito, questo è vero, c'entra con l'affondamento del Titanic, c'entra in maniera più diretta, perché succede che sul Titanic ci sono due marconisti, due radiotelegrafisti. Il Titanic, lo sapete, è questa nave che non è una nave, è la rappresentazione di un mondo del futuro, è la nave che non può affondare, è la nave più bella del mondo, è piena di miliardari, di cantanti, di persone famose, è come se fosse Briatore, insomma, lo so che è brutto, ma è così. Beh, brutto, sì. Quelli che contano qualcosa... È una brutta immagine da cui faremo fatica a liberarci. Brutta immagine, cancellatela. È come se fosse, insomma, ci sono tutti i potenti del mondo sulla nave che sta facendo il suo viaggio inaugurale e che è inaffondabile, e i miliardari americani, i miliardari francesi, i miliardari inglesi, che cosa fanno quando sono nella loro massima potenza? Adesso manderebbero un messaggio, un sms, per dire agli amici che bello, sono sul Titanic, la nave più bella del mondo. Si farebbero dei selfie, e gli dicono, via, mandando un telegramma: tu non ci sei, che peccato, ma il sottotesto è: tu non conti nulla perché non sei qua. E quindi i due radiotelegrafisti che sono sul Titanic non rispondono al comandante della nave, questo è già il capitalismo, è l'America, i soldi, rispondono alla società Marconi, e passano sostanzialmente il loro tempo a mandare telegrammi in cui i ricchi dicono agli amici meno ricchi o più ricchi: che peccato che tu non ci sia. E a un certo punto, nella notte in cui il Titanic poi andrà giù, è di turno Phillips, che si chiama, un giovane radiotelegrafista velocissimo, e ha una pila così di telegrammi in arretrato perché hanno avuto un guasto, sono stati fermi fra qualche ora, e lui sta mandando alle stazioni costiere i telegrammi fatti di nulla, inutili, certo, di nulla, dei miliardari che dicono: che bello, sono qua, tanti saluti, ti penso tanto, e il sottotesto è: invidiami. E a un certo punto, mentre trasmette questi telegrammi, Sulzi lo chiama, punto linea punto, un'altra nave, il Californian. C'è un altro radiotelegrafista su Californian, ed è talmente vicino che gli arriva in cuffia con una violenza altissima, e gli dice il radiotelegrafista del Californian: attenzione, siamo molto vicini, siamo a decimiglia, è pieno di ghiaccio, noi abbiamo spento i motori, stateci attenti. Phillips forse ha il carattere che ama, probabilmente ha la pila di telegrammi in arretrato. C'ha anche questo cognome, anche lui da radiofonico. Era destinato. Forse era la concorrenza, Phillips, semplicemente, no? E gli risponde qualcosa, e in pratica, non esagero, gli dice: vaffanculo. Gli dice: smetti di trasmettere, c'ho altro da fare, devo mandare telegrammi. Il marconista del Carpazia pensa, lo dirà dopo,
ma chi si credono di essere quelli del Titanic? Sono veramente montati la testa, spegne tutto, sono le 11:30 di sera e va a dormire nella sua cuccetta. Phillips continua a mandare telegrammi che rimbalzano da Titanic. E quindi questo SOS rimane sospeso? Sì. Non... 20 minuti dopo sbattono contro l'iceberg, il capitano ci mette un attimo a capire che la situazione è gravissima, che andranno sotto in qualche ora, e lanciano, non si chiama ancora SOS, si chiamerà SOS dopo il Titanic, una chiamata generale a tutte le stazioni, disastro imminente, e quelli che potrebbero sentirlo è il California, ma Phillips è andato a dormire. E non vanno a salvarli, sono talmente vicini che l'equipaggio del California, sono decine di testimonianze, li vedono dei razzi di segnalazione, si chiedono che cosa sta succedendo, svegliano il capitano che neanche lui capisce, a nessuno viene in mente di svegliare il radiotelegrafista, perché la radio sulle navi c'è da talmente poco tempo che nessuno ha in mente che possa servire. E quindi il Titanic affonda e poi arriva un'altra nave, arriva qualche ora dopo, salva 700 persone, 800 muoiono, la nave si chiama Carpazia, anche qui c'è un radiotelegrafista, Phillips muore, il suo collega si salva e allora entra in scena il giovane che sta a New York, che dice ascolto tutto, e ascolto quando dal Carpazia cominciano a dire quello che è successo e cominciano a trasmettere l'elenco di chi è vivo e di chi è morto, e fuori è il Titanic che è andato a fondo, era la nave inaffondabile, fuori ci sono tutti i giornalisti del mondo che vogliono sapere chi è vivo e chi è morto, e ci sono i figli dei miliardari che vogliono sapere se il babbo è vivo e il babbo è morto, anche per capire quando andare a ritirare l'eredità nel caso. Credo di sì, un po' abbiamo delle priorità che c'entri anche una questione di reversibilità, si direbbe adesso, insomma. E allora questo giovane telegrafista dice: io lì ho capito che forse si poteva essere noi della radio a dare le notizie, a saltare l'intermediazione dei giornali, a utilizzare questo strumento. Ci penso ancora un po', racconto dopo qualche anno, scrivo un report ai miei capi dell'RCA e gli dico: perché non facciamo una music box, una scatoletta che trasmetta musica e parole, informazioni e intrattenimento, divertimento. Nel frattempo le cose sono andate avanti e la radio non è più solo punto linea punto, ma è anche voce. E poi racconta Sarnoff, quest'uomo, questo ragazzo geniale, che i capi gli dicono: ma no, a chi interessa? Perché tra l'altro nella più classica, come dire, biografia geografica americana aveva cominciato come fattorino, giusto? Sì, giovanissimo. Cominciato come fattorino, un ebreo bielorusso che comincia come fattorino, che è intelligente, furbo e veloce, carpisce tutto, e quando viene Marconi a New York, Marconi è il premio Nobel, ha inventato un'azienda che vale milioni di dollari e il Dio in terra, lui è il suo fattorino personale, scala tutti i vertici e poi convince i suoi capi qualche anno dopo a fare veramente la radio, gli convince perché manda in onda un incontro di box, pesi massimi, che si svolge nel 21 a New York, e lo ascoltano diverse centinaia di migliaia di persone, ma in luoghi pubblici, la radio è su un palcoscenico, in una sala di musica, in un teatro, e sentono questa cosa meravigliosa, e queste centinaia di migliaia di americani. Gli piace talmente tanto che, finito l'incontro di box, si fanno un'ultima birra, e tornando a casa pensano: ma la voglio anch'io, una music box bella. Sarnoff gliela vende a un prezzo esorbitante, misurato adesso è decine di stipendi medi, e da lì inizia la radio. Come la questo conosciamo. Dimostra quanta passione tu avrai, anche fatto copia e incolla, però ti sei veramente appassionato a questa storia. Su questo sì, mi sono appassionato. Su questo però meno, quello ho copiato che a me tutto un libro, è piaciuto, capito? È copiato, però insomma l'hai anche letto almeno, cioè non è solo qualcosa, sai. Scorso bene. Però quello che a me ha colpito, in cui ho ritrovato il tuo, come dire, il tuo sguardo sghembo e provocatorio che arriva a un certo punto, che tu hai chiamato questo capitolo il disperato appello, e sei passato da una narrazione davvero, da un mito, come si chiama, fondativo che è l'affondamento del Titanic. A me mi veniva in mente, mentre tu parlavi, De Gregori e il suo Titanic, che veramente il telegrafista con le lunghe dita azzurre nell'aria comunicava tra Roma celesti. E Chicago, celesti nell'aria, con una cosa straordinaria. Perché aveva le dita celesti? Per il freddo? Perché aveva una patologia.
Beh, Celesti, perché si stavano congelando, poverino, faceva un freddo porco con tutti quegli asper vicino. Ma al di là di questo, poi tu hai fatto un carpiato triplo e questa cosa del disperato appello l'hai virata sul disperato appello dell'abbonaggio di Radio Popolare, che è un bel colpo di teatro, se mi permettete, passare da quelli che affondano nell'oceano a quelli che cercano soldi. Un po' sì, però è vero che da via Ollearo. È vero che è rimasto. Però questo è vero, c'è un senso profondo in questo. No, è rimasto il fatto di in mezzo c'è il fatto, l'abbiamo sperimentato tutto, che la radio dà il meglio di sé perché è agile, veloce, leggera, costa poco nelle situazioni drammatiche, no? Quando c'è un terremoto di quelli brutti, ti dicono, insomma, ti salva una torcia elettrica e una radio a batteria. E quindi è rimasto un po' di questo, di qualcosa che succede in cui la radio da se stessa quando c'è bisogno di qualcosa di disperato. E io ho ritrovato un pezzo di questo quando Radio Popolare, io vengo da lì, Marta della Bompiani viene da lì, Lella Costa c'è stata dentro molto, molto spesso. Una volta all'anno, per una settimana, 10 giorni, smette di fare la sua ordinaria bella programmazione e fa una campagna di abbonaggio e dice dateci dei soldi, ma non ce n'è bisogno, la radio si ascolta anche senza soldi, dateci dei soldi e dice venite salvateci perché l'informazione fatta bene costa un po' di soldi, perché... e gli ascoltatori vanno e la salvano e molti dicono che in questa settimana in cui il palinsesto è sconclusionato c'è questa frenesia che tutti corrono sul ponte e tutti vanno ad accogliere i salvatori che arrivano con il modulo per abbonarsi. Io credo che ci sia un eco di quello di quel pezzo là. No, venite salvati. Un'altra cosa, dici che poi quando riprende la programmazione normale il lunedì c'è quasi come un senso di, come dire, sì, vabbè, tocca tornare alla vecchia routine, esatto, la solita cosa, ma manca quel friccicorino, sì, quello slancio, quell'emozione, quella sfida. Quindi in fondo è nei momenti di disperato appello che la radio dà il meglio di sé, ma proprio nella comunicazione con l'ascoltatore. Sì, 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 perché rimette le persone in collegamento, perché c'è un autorevole emittente che ha il coraggio di dire venite salvateci, no? E allora c'è un pezzo del Titanic, insomma. Ma sarà che è un mito fondativo, sai, è un mito fondativo, ma che se il Radio Popolare subito dell'iceberg lo utilizzerebbe come ghiaccio per lo spritz, però è un mito fondativo. Beh, sai, io per uno delle campagne di abbonaggio di Radio Popolare ho fatto una cosa che mi è andata di culo, che non se ne sono accorti quelli della Fiat. Parliamo di molti anni fa e credo fosse la prima e una delle poche volte che la Fiat ha affidato la propria campagna pubblicitaria a una voce femminile, perché non si dà l'automobile con la voce femminile, e infatti l'istituzione è rappresentata da una voce maschile che diceva, un signore con voce diceva: Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. E io dicevo sì, ma c'è. Così. E gli era piaciuto un sacco la Fiat, ma non c'era Marchionne, era molto prima. E allora io per Radio Popolare, proprio spudoratamente, l'ho usata quella cosa lì, per cui lo speaker ufficiale diceva Radio Popolare, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Io dicevo sì, ma c'è. E sono molto fiera di questo atto di pirateria, così, dell'etere, delle formule. Senti, a me piace molto questa tua divisione in capitoli che hanno poi dei nomi, no? C'è la poligamia della radio. Però quello che insieme al disperato appello mi ha affascinato di più, proprio perché c'è una storia lunga e appassionante, è quello della sintonia, no? Dove tu ti aspetti che lui parli anche di sintonia in senso un pochino più, come dire, letterale, e invece viene fuori una storia pazzesca dove c'entra Patricia Hearst, l'esercito simbionese che più nessuno si ricordava, io stessa, della sua esistenza, e poi una storia che, prendendo in qualche modo, forse lì c'è anche un interrogativo su quanto poi la realtà imiti la narrazione, no? Sì. Qui c'è un paradigma che è un film, che è Dog Day Afternoon, Un pomeriggio di un giorno da cani, che diventa in qualche modo realizzato davvero in una banca in cui c'è un sequestratore, ci sono degli ostaggi e c'è la radio. E c'è la radio, sì, sì, è una storia bellissima ed è talmente anche questa un po' fondativa che
qualcuno la confonde con il film con Al Pacino, Quel pomeriggio di un giorno da cani, in cui un signore molto strano che insomma entra in banca e prende degli ostaggi, e in realtà succede qualche giorno dopo che a New York è stato proiettato il film, e succede una cosa veramente straordinaria, assurda, in cui un giovane un po' strano, un po' stralunato, un po' dedito alle sostanze, ma sono gli anni. Si chiamava Bolt? Lui si chiama Kat Olsen. Olsen. Prende degli ostaggi in una banca di New York e dice: questa non è una rapina, questa è una presa di ostaggi, vuole la liberazione di Patricia Est, che è la miliardaria che si è schierata col fronte simbionese da cui era stata rapita e poi si è adeguata e lì Recalcati avrebbe detto sindrome di Stoccolma. Sì, esattamente, qualcosa del genere. Ed è una storia complicatissima, perché sono gli anni, pochissimi anni dopo le Olimpiadi di Monaco, in cui c'è, certo, quella presa di ostaggi da parte dei palestinesi di Settembre Nero, che finisce in una sparatoria all'aeroporto, muoiono tutti. E sono gli anni in cui si comincia a pensare che quando ci sono degli ostaggi forse bisogna trovare qualche soluzione che non sia sparare. Prima le polizie di tutto il mondo, quando ci sono degli ostaggi, per gli americani è tanta roba, contro la loro dimenticato natura. Però ci sono state le Olimpiadi di Monaco, c'è stato in un penitenziario statunitense, Attica, una rivolta che è finita con presa di ostaggi e un tentativo di trattativa che poi viene abbandonata e finisce con centinaia di morti e molte guardie. E allora c'è un coraggiosissimo poliziotto che è un po' strano, sembra uno psichiatra, che comincia a pensare che si possa fare la negoziazione. Perché allora la figura del negoziatore che adesso ci viene almeno raccontata dalla fiction americana non esisteva. Non esisteva, se la inventa lui, e i primi passi, i suoi capi non ci credono, i poliziotti a cui tocca parlare col negoziatore dicono: ma che storia è? C'è uno che ha degli ostaggi, inondiamolo di piombo. E lui prova a fare il negoziatore, a negoziare con questo strano ragazzo che ha 10 ostaggi, un fucile a pompa, una pistola, dice di avere una bomba, vuole la liberazione dei terroristi, ha una radio. E la cosa si complica quando entrano in scena i mezzi di comunicazione. Lui è serragliato in una banca, ha 3-4 linee, il negoziatore lo chiama, ma però lo chiamano anche le televisioni e le radio, e quindi Kat Olsen ogni tanto dice al negoziatore: fermo un attimo lì, e risponde a un'altra telefonata, e cambia tutto quando lo chiama una stazione radiofonica. Kat Olsen, questo ragazzo stralunato con un cappellino di paglia italiano, riconosce la stazione e dice: ma tu sei la stazione? Dice al giornalista che l'ha chiamato: ma questa è la stazione da cui va in onda Scott Mooney, è un disc jockey famoso, è quello che ha cambiato la colonna tipo sonora, tipo Linus, per capirci. Tipo Linus, sì, un po', sì, forse un po' di più, perché è l'emblema della... Ci contavo su un po' di più, però insomma, per avere no, qualche... No, poteva essere sindaco di Milano Linus, e quindi sapete che il PD ha proposto sindaco. E quindi lui comincia a parlare per radio con questo DJ, che per lui è una figura importante. E Scott Mooney manda in onda le telefonate, ascolta le sue richieste, e tutto va avanti per ore, ma con una sparatoria in mezzo, perché il gruppo di poliziotti che la trattativa non ci crede, a un certo punto prova a sparare. Quindi una situazione drammatica che potrebbe finire sul sangue, con un negoziatore ufficiale, è un negoziatore di fatto, perché è una voce con cui questo ragazzo un po' fuori di catena ma presente ha un legame. Senti, c'è una cosa bellissima su Bob Dylan, che c'è una richiesta di un pezzo. C'è una richiesta di un pezzo che è Memphis Blues Again, che in effetti è un pezzo assolutamente da fuori di testa. Scott Mooney lo manda per Kat Olsen, la cosa va avanti e finisce bene. Sì, questa è la cosa straordinaria, che questa è una storia che finisce bene anche per Kat Olsen, che in realtà si fa un po' di sacrosanti anni di galera, ma non ne ha la vita sconvolta. No, poi Scott Mooney morirà molti anni dopo. Non parlerà mai volentieri di questa cosa, ma lui a un certo punto lascerà la radio per andare
a parlare direttamente con questo ragazzo, non lo fanno entrare, non lo fanno parlare, però racconta in maniera meravigliosa, drammatica, con tutta la il fulgore splendido quegli anni, insomma, degli anni 70 a New York, in cui per dare l'idea il direttore di banca dice: sì, ho visto entrare un tizio con un fucile e una grossa radio. All'inizio non mi sono preoccupato, eravamo sempre al Village e succedeva di tutto, insomma. Ed è un periodo, succede di tutto, in cui però in nuce c'è questa potenza. Tutti quelli che l'ascoltano, che ascoltano la radio, rimangono colpiti soprattutto dal rispetto con cui il giochi famoso parla, tratta, si rapporta a questo ragazzo palesemente in difficoltà. Ed è una bellissima storia completamente copiata dal libro che ha scritto il poliziotto, mai tradotto in Italia, ma io l'ho trovato. Però guarda, funziona alla grande. C'era un sito russo, l'ho scaricato, l'ho tradotto in automatico, perché è un inglese difficilino. Un traduttore automatico, no, sappiamo quali ne fa. È un inglese difficilino, e l'ho tradotto. Bravo. Senti, non c'entra niente, ma mi è venuto in mente in questo momento a proposito di negoziatori che noi abbiamo conosciuto, anzi io ne ho conosciuto uno che conosco tuttora attraverso te, parlo del nostro amico Peppe Dell'Acqua, che a un certo punto fu protagonista di una memorabile negoziazione, dai, raccolto con l'Albania. Esattamente, sì, sì, no, sì, è una storia. Non c'entra anche con la radio, ma c'entra con quella cosa lì. Sì, sì, sì. Il potere della persuasione, della narrazione. Della narrazione. Una volta nei giorni drammatici in cui in Albania muore Oxa, il padrone dell'Albania. Il papà di Anna? Credo, è tutto un attimo. No, lo citi, è tutto un attimo, te l'ho messa lì. È un'emozione da poco. Esatto, la mia vita. Scusa, è questa lui qua. Lui ci sta dicendo che siamo in ritardo. No, io volevo negoziare il tempo, se possibile. Fini, andiamo, arrivederci. Ma scusa, cioè tutta questa gente, secondo te, diluvia, dove cazzo va? Cioè non so che rispondere. No, cioè, fammi capire, non ci sono... Cioè, mi hanno detto non ci sono altri eventi dopo. Cioè sta gente, se doveva mangiare, ha mangiato. Ma voi avete cenato? Avete cenato? Ma saranno anche un bagazzi nostri, no, scusa. Cioè fammi capire. No, se ci sta... Allora, se ci sta cacciando va bene. Prendiamo atto, parte una negoziazione, non ce ne andiamo più. Se invece possiamo restare, vedete. Restiamo? 10 minuti. Ma io direi di sì, restate. Sì, sì. Era tu per siediti, negoziare. Così sei più comodo. Ma io sono tranquillo, non posso sedermi, non c'è posto. Sederti, non c'è posto. No, davvero, chi vuole andare se ne vada. Non siamo gente che si offende. No. Vabbè, forse questa possiamo ce la paghi. Il racconto degli albanesi. Che altro vuoi dire? No, saltiamo gli albanesi, saltiamo. Peccato, gli albanesi. Peccato, perché è una storione. Cioè, ci sono delle mani, delle domande, mani. No. No, no, cenni, si stanno fidanzando. Cenni. Allora, che cosa vuoi dire degli altri capitoli, tra cui leggerezza, che è una... Leggerezza mi piace molto. No? Porosità mi piace molto. Porosità. Perché la radio è porosa? Perché la radio è come la frontiera fra la Siria e il Libano, passa di tutto. È sì, una... non è un'immagine. Non è una bella immagine, però è un concetto che si applica alle frontiere. La diplomazia internazionale dice che quella frontiera è porosa. E per modo di dire che il Libano non controlla e che passa di tutto. I flussi, eh. La radio è la membrana comunicativa più porosa che ci sia, perché quella separazione che c'è stata per moltissimi anni, uno parla, tanti ascoltano, uno dice e tanti sono solo orecchie, a un certo punto si rompe ed è un momento meraviglioso, è il momento meraviglioso in cui alla radio si cominciano a sentire le parole degli ascoltatori e poi sarà sempre di più così e poi la radio sarà questo, il mezzo che è più attraversato, in cui il diaframma, la frontiera fra chi la fa e chi l'ascolta è più evanescente, per cui quando è ben fatta la radio dà tanto spazio agli ascoltatori e ognuno è raggiungibile. E al punto che si parla di matrimoni organizzati, gestiti e celebrati. Succede anche questo. Succede anche questo. Secondo me vale la pena raccontarlo. No, succede anche questo, l'abbiamo fatto una volta perché abbiamo... Quando abbiamo cominciato ad andare in onda su Radio 2, abbiamo portato un po' lo spirito. Stiamo parlando di Caterpillar e quindi stiamo parlando del leggendario Cater Raduno. Esattamente, Cater Raduno, e c'è l'idea che la radio possa gestire anche dei matrimoni. Io ero un periodo più depressivo, volevo organizzare dei funerali.
fra Eros e Thanatos sentivo più vicino Thanatos, però poi recalcati, anche lì c'è recalcati, c'è la sua impronta inconfondibile. Vabbè, comunque c'era chi diceva Eros, Thanatos, perché non facciamo Portos o D'Artagnan, vabbè, livello bassissimo della battuta. E a un certo punto organizziamo dei matrimoni per radio, cioè, nel senso che diciamo, c'entra la questione calviniana della leggerezza, diciamo, ma se volete sposarvi, perché non venite a Senigallia ci sposiamo, vi sposate, ma giuridicamente, con tutti i crismi, all'interno di una festa che solo la radio, perché è porosa, perché è vicina alla vita delle persone, può fare. Dietro c'è l'intuizione che è bio, ma volevo farci dei soldi e non ci ho mai fatto, che il matrimonio come matrimonio come cerimonia, come cioè la mia moglie come vita e matrimonio, una gioia meravigliosa, come cerimonia è pesante. No, è pesante. Cioè le nozze sono pesanti. Le nozze, cioè quando dici che ti sposi è pesante, perché per costrizione sociale alle nozze ti senti obbligato a invitare tuo cugino di Livorno, anche se l'hai visto l'ultima volta 5 anni fa al matrimonio di un cugino di Cecina, però e quindi poter dire venite e sposatevi, fatevi sposare radiofonicamente con una delega del sindaco di Senigallia, generava leggerezza e vennero, e noi dicevamo i primi 100, perché poi non ce la facciamo. Ne sono arrivati poco meno di 100, perché 2 o 3 si sono cagati sotto all'ultimo. Ma... Tragico errore, ne sposammo 97 coppie, perché 3 maschi scapparono all'ultimo. Scapparono, alcuni dice che cercarono di raggiungere l'Albania con un gommone per salire. E quindi non siamo entrati. Tra l'altro c'è un altro aspetto divertente e curioso, che ci fu una vibrata protesta, e foste accusati di maoismo, che è una roba che non si usa veramente più, da esponente dell'opposizione in comune, mentre invece in realtà la curia dimostrò un certo rispetto per il progetto, sottolineando proprio il fatto che ormai le nozze si erano caricate di una tale pesantezza consumistica e commerciale, che in fondo fare un rito più comunitario forse era un bel modo. Era curiosa questa cosa. Sì, dice delle contraddizioni, dice all'interno del tutto, però sì, credo che sia veramente una dimostrazione di questa porosità, di questa voglia di esserci. Nessuno. Senti, ma siete andati a verificare quanti di quei matrimoni sono durati? Quasi tutti. C'è una pagina Facebook, quasi tutti, c'è una persistenza molto alta, erano lunghe convivenze che aspettavano solo di farlo senza il cugino di Livorno e la sua il suo orrendo regalo. Era stato molto bello. Sì, che poi alcuni hanno fatto il ricevimento tradizionale in albergo, altri invece sono stati alla mensa bio. Assolutamente, sì, una grande leggerezza, una grande pluralità, una sintonia di voci, ognuno cantava la sua. È stato un momento, a me è piaciuto molto, molto molto bello, di la banda che suonava, e gente che baciava la banda era la banda Osiris? No, c'era anche la banda Osiris. Perché sennò non valevano i matrimoni. La banda cittadina, sì, e qualcuno che diceva, ma guarda quei due, guarda lui come la guarda, no, la c'è sposa. Una cosa bellissima. E non era la sua. Carina, ma non ti scherzi, è bellissima, sì. Non era la sua. Qualcuno ha postato una foto su Facebook qualche anno dopo in cui tutti hanno le coppie, hanno un numerino, il maschio della coppia 56 che guarda la sposa, ma la sposa è palesemente la 44 e lo sguardo è pieno d'amore ed è bellissimo, bellissimo, molto bello. Maurizio incombe. No, scusa, c'è solo un'altra cosa. Io ti dico solo una cosa. Ma sai che io ti facevo... cioè, non so, diverso, più... anche un po' meno... non lo so, però diverso. Più giovane, più magro? Più... anche meno... È uno delle cose, degli assunti, degli assunti, questo non è precario, è un assunto definitivo.
è capitato a tutti, ci sono degli studi precisi, quando chi ascolta la radio, anche se l'ascolto è un ascolto lungo, la radio sta nel quotidiano delle persone, la radio si ascolta per frammenti di tempo molto, centinaia di volte più lunghi rispetto alla nevrosi con la quale cambiamo velocemente il canale alla televisione, quando succede che chi ascolta la radio incontra la voce che parla, anche se c'è un legame durato anni, c'è sempre un momento di imbarazzo, di caduta, di qualcosa che prende la parola del ti facevo. L'ascoltatore dice ti facevo più giovane, più alto, più bello, più magro, perché c'è uno iato, una frattura, c'è qualcosa. Però a un certo punto ti facevo Claudio Agostoni, che è un po' tanto. A me è successo questo, è una delle cose che mi ha colpito tantissimo, su questo ti facevo. Una volta, alcuni anni fa, entro in una libreria scolastica, una libreria di Milano, una grande libreria, è anche una libreria scolastica, devo comprare i libri per il figlio che va al liceo e mi si fa avanti un commesso, un signore della mia età, appena forse più giovane di me, e io gli dico, chiedo a lei i libri per il Volta. Lui fa un bel sorriso. Il Volta è un liceo milanese. Certo, è un liceo milanese che il figlio ha fatto in 5 anni, straordinario. E questo col senno di poi, e questo commesso, appunto la mia età, una camicia a quadri, fa un sorriso e io capisco che c'è qualcosa che non suona bene. E poi io credo che avesse fatto un corso di teatro, di recitazione, perché dice, alza la mano e richiama l'attenzione dei colleghi, sono 2 o 3 colleghi e di un paio di clienti, ma io vedo solo una signora, e dice, signore, un attimo di attenzione, suona un tic tic tic, un bicchiere, come nei brindisi della cena americana del presidente, e poi dice, un attimo di attenzione, è con grande piacere che accogliamo nella nostra libreria una delle voci più importanti e belle della radiofonia italiana, pausa calibratissima da piccolo teatro, Streller, signore e signori, pausa perfetta, Claudio Agostoni. Io, Claudio Agostoni è una voce bellissima, importante di Radio Popolare, è un caro amico, io palesemente non sono Claudio Agostoni. Ho un attimo, con la lista del Volta in mano, di pensiero molto confuso e molto profondo, e mi dico, cosa minchia faccio, perché non me la sento di tradire il legame palese di quest'uomo, di questo ascoltatore, con una cosa importante della sua vita che è Claudio Agostoni. Anche perché poi l'ha resa pubblica, fosse stata pubblica, una cosa pubblica, privata, ma lei sarebbe stato uno sputtanamento dolorosissimo. E quindi chi sono io per dirgli, ma no, ti sei sbagliato, certo. I colleghi, testa di minchia, tu e la tua cazzo di Radio Popolare ci hai scassato. E quindi decido, dico, posso farcela, devo fare Claudio Agostoni. Mi chiedo quanto tempo è necessario che io sia Claudio Agostoni agli occhi per non far sembrare Claudio Agostoni uno stronzo che saluta e poi chiede i libri. Quindi dico, piacere Claudio. Lui mi dice, ma lo so che sei Claudio. Io penso, sti cazzi, e proviamo a farlo. Claudio Agostoni fa un programma di viaggi bellissimo. Claudio Agostoni, quando va vicino, va in Mongolia. Io faccio le vacanze in Mugello. E quindi parliamo di viaggi, io gli dico, sai, un po' trascurato il Mugello, Vicchio, Barberino, bisogna andarci. Lui dice, sicuro, Lago di Bilancino, bellissimo. Ma questo, non ho mai fatto un programma sul Mugello. Dico, ma no, le chicche si tengono. E lì ce la caviamo in qualche minuto. Poi lui mi chiede qualcosa di musica bulgara. A me viene in mente che con perché tutto il rispetto... Quella merda. Perché Agostoni fa anche un programma di musica bulgara del cazzo. Mi viene in mente, perché Dio ti salva, che la fa con Paolo Giulini. Paolo Giulini è un criminologo, abbiamo studiato insieme, mai fatto il criminologo io, lui lo fa alla mamma bulgara, una volta ho conosciuto la mamma bulgara. Porto il discorso sulla mamma bulgara che sta in Svizzera di Paolo Giulini e arriviamo a 12 minuti e mezzo. E io gli dico, dai, ti lascio, facciamo la lista. Lui dice, sì, facciamo l'ordine. Come si chiama tuo figlio?
io dico Marco e lui scrive Marco Agostoni. Io penso ho rinnegato la creatura. Dio mi punirà. Oh, ho capito. Adesso ho capito perché hai messo anche il cognome di tua moglie. Se lo fai sapere. Esco dalla libreria, sono un bagno di sudore, mi faccio un fernè branca. Scusa, ma gli hai lasciato un numero di telefono? Ho lasciato il numero di casa. Ma come il numero di casa? E non avevo il cellulare. Chiamo casa dicendo, se chiamano cercando di Marco Agostoni, sì, va bene così. Chiamo Radio Popolare, chiedo di Agostoni, è in onda perché sta parlando della Bulgaria, delle cose. Quindi digli che se nei prossimi 50 anni entra nella libreria di Corso Buenos Aires, Cirri lo ammazza. E poi, lo dico, è un grande dispiacere, ogni libreria che si spegne, cioè quando chiude una libreria è brutto, cioè la libreria ha chiuso, c'è un negozio di biancheria intima Yamamai adesso, e io non ce lo vedo Claudio Agostoni che entra, ma non si sa mai. Grande. Abbiamo chiuso questo appuntamento, vi ricordo i libri che sono in vendita in quelle postole al punto libri e loro sono qui per autografarveli. Grazie, buona serata, grazie mille ai nostri ospiti. Grazie a lei, sapete grazie che a Massimo grazie. Cirri, Lella Costa Cirri. È bene comune come l'acqua. Lella anche Costa bene comune. Cirri, patrimonio dell'umanità. L'energia è come un grande mare, in cui siamo tutti alla ricerca di una riva, un punto d'approdo sicuro, un partner affidabile che ti sappia dare ciò che serve, quando serve e alle tariffe migliori sul mercato. Come Tea Energia, che con la sua lunga esperienza e la sua rete capillare di sportelli e agenti sul territorio è da sempre al tuo fianco. Un riferimento sicuro e garantito. Un punto fermo. Il vostro.